Salve, oggi parliamo di uno degli strumenti più terribili della passione di Gesù, i chiodi con cui è stato fissato sulla croce. Il condannato a morte sulla croce dei Romani poteva essere fissato alla croce o con corde o con chiodi. Certamente anche essere fermato con le corde era un grosso problema per il condannato perché e non aveva altro appoggio per respirare che quelle corde che gli stringevano i polsi e i piedi, ma i chiodi erano ben più terribili. Gesù è stato probabilmente crocifisso, corrisponde a quello che ci dice l'uomo della sindone, inchiodato nei polsi perché in mezzo alla mano il peso del corpo non può reggere. Il chiodo normalmente veniva messo nei polsi, quindi due chiodi nei polsi che attraversano dei nervi particolarmente dolorosi del corpo umano in quel punto, no? Potete immaginare. E i piedi anche con due chiodi, però con questa tecnica, un piede sotto con un chiodo e poi un piede accavallato sopra con l'altro chiodo. I piedi sono particolarmente importanti perché erano l'appoggio principale. Poi probabilmente sulla croce c'era qualche altra forma di appoggio, però molto relativo. Perché parlo di appoggi? Perché oltre al dolore che provocava ovviamente il chiodo che attraversa le membra umane, i tendini, i nervi, oltre a questo c'è diciamo, la tattica peggiore di questa tortura che era la croce. In che consisteva? Nel fatto che per poter respirare noi abbiamo bisogno di appoggiarci, ci appoggiamo sui piedi, sulle parti del corpo che stanno ferme. Sulla croce un uomo inchiodato non ha altro punto d'appoggio che quei chiodi che gli perforano le membra e quindi ogni volta, ogni respiro è un combattimento. Il sadismo di questo strumento tipico della cattiveria dell'uomo sta proprio in questo. La croce mette il condannato contro se stesso. Se vuole vivere deve soffrire, se non vuole soffrire deve morire, perché non può respirare, e morire soffocato, che è una morte orribile, una delle peggiori, una morte lenta. È chiaro che il condannato respira come può, respira male, ma proprio questo, piano piano gli avvelena il sangue, alla fine cede, alla fine non respirerà più. Gesù muore prima, no? gli si spacca il cuore praticamente, muore di infarto, ma il condannato fa così. Allora, lo scopo di questo metodo di usare i chiodi è appunto, vi dicevo, quello di mettere l'uomo contro se stesso. Ed è un'immagine forte della nostra condizione. Dell'uomo che cerca la felicità ma è costretto al peccato perché non sa dov'è la felicità e quindi agisce spesso contro se stesso. Pensate a un uomo che sta in un matrimonio, magari anche che va benino, poi si innamora di un'altra donna, manda in crisi il matrimonio, lo distrugge e distrugge se stesso. Io non ho mai trovato persone così felici, sono persone con una ferita profonda che si portano dietro e che hanno causato tante sofferenze negli altri. Facilmente noi ci mettiamo contro noi stessi, appena il peccato ci convince, ci inganna, l'uomo si ritrova contro se stesso. E questo è la vera sofferenza, il vero dolore, perché perdiamo la speranza. Alla fine noi siamo una società di disperati, cioè di persone che contando su se stesse per vivere bene si ritrovano ad aver fatto tanti sbagli, ad essere contro se stessi. Allora Gesù, accogliendo questa forma atroce di morire, ci cura da questo male. Paradossalmente proprio i chiodi sono la testimonianza che Gesù porta del suo amore e della sua vittoria sulla morte. Ricordate Tommaso che non credeva a Cristo risorto e che dice voglio mettere il dito nelle sue piaghe dove c'erano i chiodi. E Gesù risorto si presenta così, con le mani bucate, con i piedi bucati e col costato aperto, perché Tommaso potesse constatare dove era arrivato il suo amore per lui, che era incredulo.
fino a quel punto. E Gesù, adesso che vive in eterno con quel corpo martoriato, davanti al Padre mostra le sue piaghe non per accusarci, ma per implorare al Padre la nostra salvezza, mostrando: guarda quanto li ho amati, guarda Padre, salvali, abbi misericordia con loro, portali al cielo, perdona i loro peccati. Cioè, questa tragedia di Gesù l'ha reso perfettamente integrato. Non c'è nulla in Gesù contro se stesso, neanche i chiodi hanno potuto mettere Gesù contro se stesso. Tutto è stato coerente, unificato in questo atto d'amore infinito che noi neanche potremmo immaginare se non fosse avvenuto davvero. Tutto è unificato. E così il Signore reintegra tutte le nostre ferite, se guardiamo a Lui, tutte le nostre dissociazioni, come dicono gli psicologi, tutti i nostri traumi e quelli che vengono specialmente dai nostri peccati. Ti benedica il Signore e ti protegga.